gran mare di gente per celebrare un abbraccio fatto di affetto e passione, sempre più radicati, sempre più consolidati, sempre più inattaccabili. È stata una domenica sera, quella vissuta nella grande piazza antistante la Basilica dei Santi Medici, indimenticabile. Sotto un cielo vibrante di stelle, scintille d'incanto, due sicuramente nomate, Ciccio e Maurizio. Esaltante dunque è stata soprattutto per le ragazze del Bitonto C5 femminile, che sono salite sul palco per incontrare la città tutta, assetata di sogni. Dall'impiantito il sindaco Francesco Ricci ha rimarcato il grande valore sociale dello sport e in particolare del club di futsal, vero strumento di coesione collettiva. Ed ha ringraziato, inoltre, gli sponsor che sostengono magnanimi queste lodevoli iniziative. Accompagnate dalla possa e dalla suavità delle voci di Nino Schettini e Rosita Cannito, dalle fascinose evoluzioni delle allieve della DAS, la scuola di danza di Clelia Caiati, e dalla vis comica irresistibile dell'intramontabile Gianni Ciardo, le tante stelle del roster bitontino guidate da Lusileia e Renatigna, palloni d'oro, saggia timoniere loro Dalila Cariello, lo staff tecnico con a capo un prudente o forse solo scaramantico mister Gianluca Marzuoli e lo staff dirigenziale, l'ufficio comunicazione con Francesco Paolo Cambione e Danilo Cappiello, hanno illuminato la serata e si sono fatti avvolgere dall'onda d'amore della folla. Logica e straripante la felicità del presidente Silvano Entini, artefice dell'onirico progetto che ha ancora come traguardo una parola che forse non possiamo qui nominare. È un merito di queste ragazze, un merito che abbiamo fatto innamorare la città, non so come, forse lo spettacolo che abbiamo fatto innamorare le donne di questa città è stata questa squadra. Abbiamo invogliato a portare gente al campo grazie alla comunicazione, grazie a tutti i bitontini che hanno creduto in questo sport. Guarda. Da questa stagione cosa ti aspetti? Una parola troppo grossa. Questa stagione mi aspetto almeno di stare ai vertici della Serie A, perché devo dare anche una bella risposta alla mia città, perché credi in questa squadra. Gli sponsor sono stati tanti, tanti, ma molto bravi. E al popolo nero-verde cosa dici, cosa prometti? Di promettere non posso promettere niente, Mario, tu sei una persona molto del calcio, che te ne intendi, il pallone è tondo. Avremo delle belle soddisfazioni, e vedere la piazza piena, piena per una squadra nata 3 anni fa, è per me una grande gioia. Grazie di cuore, grazie a tutti.